edizione sportiva del nostro notiziario, il calcio di Serie C in apertura. Mario Noce poteva essere l'eroe del derby per l'Ancona Matelica contro la Fermana, ma due sue occasioni sono state neutralizzate dal portiere gialloblu Ginestra. Facciamo il punto nel prossimo servizio. È stato bravo il portiere a prendere quei due palloni proprio nella linea della porta. Però ci ho provato due volte, però purtroppo la palla non è entrata. Il risultato è rimasto 1-0 e ci dispiace molto. Qualche polemica anche sull'episodio del rigore, su di te c'era, non c'era? Sì, secondo me c'era, era netto il rigore. Purtroppo l'arbitro non ha visto quell'occasione e mi dispiace perché lì se dava il rigore si sbloccava la partita, stavamo parlando di un'altra partita sicuramente. Dovessi fare un'analisi della gara di domenica, molto meglio l'Ancona Matelica del secondo tempo. Nel primo tempo invece che cosa è successo? Noi primo tempo sicuramente non abbiamo sottovalutato la partita, assolutamente, perché noi sapevamo che era una partita difficile in un campo difficile. Però ho visto l'atteggiamento giusto al secondo tempo con la voglia di portare il risultato a casa, che non è stato, però sarà sicuramente domenica, ci rifaremo alla grande. Ci sono 8 partite da qui alla fine del campionato, a cominciare dalla prossima in casa con la Viterbese. Queste 8 partite, quali sono le difficoltà? Queste sono le partite più difficili perché incontriamo squadre che cercano in qualche modo di fare qualche punto anche sulla salvezza, quindi noi ci dovremo trovare pronti e sicuramente faremo un finale di campionato importante. Che tipo di contributo vuoi dare anche tu personalmente, oltre a quello che già hai dato finora all'Ancona Matelica in questo finale di campionato e poi anche con quello che ci sarà dopo eventualmente i playoff? Sì, sicuramente all'atteggiamento deve essere quello giusto, quello di affrontare ogni partita come se fosse una finale, per arrivare all'obiettivo che sono i playoff e poi arriviamo lì e ci prepariamo per affrontarli al miglior modo possibile. Intanto in Serie D si ferma la striscia di vittorie della Samba, fermata 2-2 nell'ultimo turno del derby di Fano. Vediamo meglio. Era difficile, sapevamo che vincerle tutte era difficile. Dispiace per il pareggio per come è venuto, abbiamo avuto 10 minuti di blackout che non doveva venire, però è successo. Poi siamo stati bravi a reagire, alla fine la potevamo vincere, però stavolta è andata male, cioè è andata male. Non è andata benissimo, dai, mettiamola così. Il rammarico è perché l'abbiamo fatto uscire noi, quello è il rammarico. Ci eravamo abbassati un attimino, poi subito il rigore, che non lo so, l'abbiamo fischiato sicuramente c'era, non l'ho visto. Però è stato questo 1-2, questo tiro improvviso al limite dell'area, ci ha fatto un pochino male. 1-2 in 10 minuti, abbiamo preso il 2-1, però poi la grande squadra si vede anche nella reazione, quindi posso dire che siamo una grande squadra, che abbiamo reagito alla grande, abbiamo recuperato la partita. Alla fine penso che potevamo fare anche il gol per vincerla, non avremmo rubato niente, dai. Anche un'occasione per noi, dalla panchina si deve, però vabbè, dai, l'arbitro non l'ha visto, non c'è niente. Sì, gli episodi sono stati, anche Cardella, sembrava che la palla potesse entrare dentro, invece non è entrata. La prestazione c'è stata, i ragazzi devono essere contenti, siamo contenti della prestazione, naturalmente rammaricati per il risultato, sapevamo che vincere tutte non era facile, prendiamo il punto e ci rimettiamo a lavorare ancora. E poi alla fine pareggi la partita, mentre l'altra li stavi vincendo, quindi poi ti permetti di stare un po' più dietro, un po' più coperto. Oggi invece ci stavi attaccando pure perché la volevi vincere la partita. Naturalmente attaccando puoi vincere qualcosa all'avversario, ma l'avversario c'è da fargli i complimenti, che Fano sta sotto in classifica, sotto di noi, è una buonissima squadra, noi avevamo visto già le immagini, cioè loro giocano, hanno giocatori, quindi il merito si dà anche agli avversari. Nel primo tempo abbiamo rischiato niente, nel secondo tempo abbiamo avuto quei 10 minuti di blackout, un rigore, un tiro da fuori area, poi dopo sì, come diceva anche Luca. Abbiamo rischiato qualcosina, ma era la voglia di vincere. Poi abbiamo messo quattro persone davanti per cercare di vincere, stavamo anche in due a centrocampo, quindi ci sta che poi puoi concedere qualcosa, però penso che abbiamo rischiato meno e avevamo creato un po' di più noi. Intanto nel volley, brutta prestazione per la Lube, qualificazione in Champions, tutta in salita. I polacchi dello Giabreschi vincono 3-0 a Civitanova. Io non credo che sia un problema di approccio, credo che siamo oggettivamente in difficoltà e io mi assumo le mie responsabilità in questa difficoltà, non è che siamo oggettivamente in difficoltà, abbiamo provato a con tranquillità a cercare di identificare quali erano le cose che
dovevamo sistemare prima, ed è evidente che noi abbiamo un problema di regolarità sul cambio palla, perché anche nel primo come nel secondo, quando pur partendo sotto siamo arrivati a prenderli, poi lì non riusciamo a tenere il punto a punto con regolarità, anche di fronte secondo me a delle battute comunque non irresistibili. Buone battute, perché è una squadra che ha, come avevo detto nella premessa, la partita nella regolarità, nei pochi errori, in un palleggiatore che il loro cambio palla con buona ricezione lo fa girare molto bene. Loro sono riusciti a ricevere bene anche battute molto buone da parte nostra, e noi invece abbiamo zoppicato troppo, e quello chiaramente poi complica la vita in attacco. Dopodiché, al di là di questo problema qua, c'è il discorso che comunque se tu ricevi male devi riuscire a essere più efficiente in attacco. Invece non riusciamo, con le palle staccate, che sia un problema di ricezione, che sia un problema di qualità della battuta avversaria, comunque quando giochiamo con palle staccate facciamo troppa fatica a chiudere i punti e soprattutto a evitare i punti diretti, nel senso che abbiamo troppo spesso alternato murate a errori, e questo chiaramente contro un avversario così non te lo puoi permettere. Siamo in difficoltà, facciamo fatica a giocare con continuità, e quando cerchiamo di recuperare magari aggiungiamo troppi errori diretti, e questo chiaramente, ribadisco, ci penalizza, soprattutto quando l'avversario è un avversario di qualità, che di errori ne fa pochi, che sta tanto in campo, che difende e che anche quando batti in maniera importante riceve bene. È chiaro che è una sconfitta dolorosa, è una sconfitta netta, però dobbiamo assolutamente reagire, ripartire, rimanere attaccati alle nostre cose, cercare piano piano di aggiungere cose progressivamente che funzionano meglio, perché è oggettiva la difficoltà di gioco. Nel basket intanto, fino all'ultima palla, la Risto Pro Fabriano ha lottato per vincere contro la capolista del girone rosso di Serie A2, Scafati. Il KO finale pesa soprattutto per la classifica, rendendo ancora più difficile l'impresa salvezza. Vediamo. Complimenti a Scafati per la vittoria e per aver resistito anche magari quando avevamo in mano la partita. Scafati è una grande squadra, noi abbiamo fatto un'ottima prestazione, c'è grande rammarico perché una vittoria che ci è sfuggita di mano praticamente negli ultimi 10 secondi, sbagliando un tiro aperto e prendendo un 1 contro 1 a tutto campo. Purtroppo nelle ultime 3 difese abbiamo preso 3 situazioni di 1 contro 1 dritto per dritto al ferro, probabilmente siamo arrivati un po' sulle gambe, e questo ha permesso a Scafati di restare attaccata alla partita e poi di riuscire a vincerla. Sicuramente è una buona prestazione da cui ripartire. È chiaro che c'è il rammarico, perché poi vedendo i numeri, comunque Scafati ha tirato 10 volte in più di noi dal campo, noi abbiamo regalato 18 rimbalzi in attacco e fatto 17 palle perse. Dispiace, fa male, perché sicuramente sarebbero stati 2 punti pesantissimi, però dobbiamo avere la lucidità di capire che con questo tipo di prestazioni qua il nostro obiettivo è ancora raggiungibile. Noi vogliamo la salvezza a tutti i costi. Se riusciamo a migliorare questo tipo di prestazioni qua, sono sicuro che da adesso in avanti potremo dare filo da torcere a tutti e raccogliere qualche punto. Questa è sicuramente una cosa molto importante, perché fino ad oggi ogni volta che prendevamo un colpo tendevamo a mollare, quindi questa è una roba molto positiva, sono contento di questo. È chiaro che oggi abbiamo avuto diverse situazioni di problemi di falli da gestire, da Matrone, da poi Marulli, Smith nel finale che ha giocato praticamente sempre con 4 falli, e adesso noi dobbiamo riguardare la partita, rianalizzarla e cercare di migliorare, perché abbiamo dimostrato che contro una grande squadra possiamo segnare 82 punti, serve fare qualcosina meglio ancora dietro e cercare di migliorare quella roba lì, e guardiamo avanti dopo questa prestazione con un po' più di fiducia. Con questo servizio chiudiamo l'edizione sportiva del nostro telegiornale. A voi grazie di averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni.